Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. Ci avviciniamo verso la gara di Scafati. Buongiorno al GM della Viola Reggio Calabria, Gaetano Condello, come va? Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Allora, doppio acquisto molto molto interessante, è la Viola dell'Est, la Viola che continua a parlare la lingua dei Balcani. Siete pronti a pagare un corso per la lingua dell'Est a Coach Paternoster? Ma no, dovrebbero essere i ragazzi imparare a parlare italiano, assolutamente. Il coach già parla l'italiano, parla un po' l'inglese, quindi sono i ragazzi che si devono sforzare. Sì, assolutamente. Gaetano, che mi dici di questi due nuovi acquisti? Che quanto possono dare alla causa della Viola Reggio Calabria? Ma quello che possono dare, intanto bisogna partire dal presupposto che abbiamo perso un ragazzo come Matteo Falluc, che di comune accordo abbiamo rescisso il contratto, e quindi aggiunti anche gli infortuni di Roberto Marulli e Guariglia, c'è la necessità di inserire almeno un elemento sulle rotazioni, e quindi ormai da 10 giorni Mazic era aggregato a noi, insomma l'abbiamo valutato con grande attenzione insieme a Paternoster, e quindi abbiamo pensato che è il giocatore che in questo momento può dare un certo equilibrio a questo gruppo, che è un gruppo estremamente importante. E poi è venuta anche fuori l'idea di aggiungere comunque un giovane che già lo scorso anno era a Capo d'Orlando, ha fatto l'Under 18 d'eccellenza, è un giocatore che ha un'ottima prospettiva per il futuro, che ci può dare dal punto di vista fisico sicuramente qualcosa in più rispetto a quello che non avevamo, perché comunque Babilose è un atleta, è un giocatore dal punto di vista fisico che può darci sicuramente una mano. Mazic già era integrato ormai dei giorni nel gruppo, si è integrato anche abbastanza bene, Babilose è arrivato ieri sera, e lavoreremo ora in queste settimane per cercare di farli integrare il più velocemente possibile. Saranno entrambi arruolabili per la trasferta di Scafati? Credo di sì. Oggi nel pomeriggio stiamo già cercando di ultimare i tesseramenti, cioè Messineo già stamattina all'opera, dovremmo riuscire, sì, credo di sì, ecco, salvo problematiche particolari, però dovremmo riuscirci a tesserarli, sì. Salutiamo il grande Tito che ha spopolato nella conferenza stampa di Antonio Paternoster nella ultima uscita vincente della Viola Reggio Calabria. Tornando a Mazic, è vero che può giocare tre ruoli, playmaker adattato, guardia e ala piccola, l'hai visto in allenamento, hai visto filmati, che giocatore è? È un giocatore che può fare diversi ruoli, lui nasce playmaker, guardia alle giovanili di Treviso, è un esterno, può giocare sì sicuramente nei due ruoli di play guardia, sicuramente è un giocatore che dal punto di vista fisico deve recuperare perché è rimasto fermo 5 mesi, però è un giocatore che anche per la sua giovanissima età in campo ha dimostrato una certa maturità, gioca quasi come un veterano. Sicuramente credo che Antonio, insomma, lo voglia utilizzare anche per dare un minimo di respiro a Lorenzo Carotti, anche per quanto sta facendo bene dal punto di vista fisico, sicuramente Lorenzo ha delle infiammazioni, ha un primazione al ginocchio, quindi tenere 35 minuti per Carotti obiettivamente è tanto, e quindi secondo me può darci sicuramente una rotazione sugli esterni importante per cambiare Lorenzo. Sì. Quindi diciamo che Mazic, secondo me, sugli esterni può ruotare benissimo, se non tre ruoli, due sicuramente. Dai dilettanti ai super professionisti, dopo 4 sconfitte consecutive c'è chi dava la Viola per spacciata, poi sono arrivati i risultati, la fiducia, i canestri, un Carotti stratosferico, un gruppo che sta rispondendo, e serve pazienza in questo campionato e crederci sempre giornata dopo giornata. Che ne pensi, Gaetano? Lo dissi già da tempo, nel senso che noi questa è una squadra con un gruppo nuovo, tanti ragazzi giovani, quindi serve del tempo. Noi
credo che non abbiamo fatto molto, perché dobbiamo comunque rimanere sempre abbastanza umili, perché è vero che abbiamo fatto delle partite importanti, abbiamo fatto l'ultima anche questa con Trapani, una grande partita da parte del gruppo. Serve lavorare, perché credo che questa sia la giusta medicina. Anche il mercato, noi siamo stati costretti a andare sul mercato per ovvi motivi, voglio dire, dal punto di vista numerico, tutti gli infortuni che stiamo patendo ormai da agosto. L'idea era quella di mantenere questo gruppo e continuare a lavorare su questo gruppo, perché dei margini di miglioramento li aveva, si lavorava anche con una certa serenità anche nei momenti più difficili. Siamo stati vicini a tutti i ragazzi per cercare di farli recuperare dal punto di vista mentale. Ancora non è finita, perché ancora abbiamo tanto lavoro da fare, abbiamo sicuramente Jon Lupusor da recuperare a pieno dal punto di vista soprattutto mentale, e poi dobbiamo continuare così. Siamo sulla buona strada, secondo me, questa è la strada giusta. Penso che quello che si augurano tutti i tifosi è che il percorso stagionale di Jon possa diventare simile a quello di tanti giocatori della Viola in questa stagione, come per esempio Marco Micevic, che qualche settimana fa qualcuno dava addirittura come partente e ha dato una bellissima risposta sul campo contro Trapani. E serve fiducia da parte di un gruppo giovane, e guardando alla carta d'identità di Babilozze, la società sta guardando con la coda dell'occhio al premio Under. Non è un nostro obiettivo primario, non lo erano anche all'inizio dell'anno, però oggi ce lo ritroviamo. Nessuno immaginava che Lorenzo Carotti potesse, diciamo, giocare 30 minuti di media. Oggi sta giocando 30 minuti, 35 minuti. Nessuno si immaginava neanche che potesse giocare con questa maturità. Quindi siamo stati bravi a portare dei ragazzi giovani, soprattutto non per il raggiungimento di un premio Under, ma cercando di costruire qualcosa per il futuro. Anche l'acquisto di Tafly è in quest'ottica. Poi ben vengono anche il fatto che siamo, credo, secondi nella classifica Under, se riusciamo anche a prendere questo riconoscimento, bravo paternostro, bravi tutti quanti noi. Ma il nostro obiettivo primario sicuramente non è quello del raggiungimento, ma è la valorizzazione di alcuni giovani e naturalmente la salvezza di questo titolo sportivo. Sfatiamo un tabù, anche perché in tanti ce lo stanno chiedendo: la prossima sfida interna della Viola Reggio Calabria sarà giorno 29 di dicembre, dico bene, Gaetano? Sì, 29 alle 20:30 a Ventimiglia, sì, contro, sì, Legnano. Sarà il derby del presidente Monastero, fondamentalmente. Ci tiene tantissimo, è una partita importante per noi, perché comunque giochiamo in casa, noi assolutamente in casa non possiamo lasciare nulla, dobbiamo vincere davanti al nostro pubblico, e poi è estremamente importante. Quindi poi, a maggior ragione, Legnano, c'è un grandissimo rapporto con la società e la città anche di Raffaele Monastero, quindi sono convinto che Raffaele ci tiene in modo particolare. Assolutamente. E invece venerdì si gioca contro Scafati, stagione più che tribolata per la formazione campana, che l'anno scorso ha veleggiato nelle zone altissime di classifica. Tre allenatori cambiati, 4 punti in classifica, ma con delle gare da recuperare, e roster di primo ordine, assolutamente. Scafati ha un roster estremamente importante, la classifica è la classifica che in questo momento li vede ultimi in classifica, una partita da recuperare, però obiettivamente Scafati è una squadra estremamente lunga, esperta, forte sotto tutti i reparti. Ora rientrerà anche il playmaker, lo straniero, quindi obiettivamente veramente secondo me sulla carta è la squadra più importante. È vero anche che anche noi lo scorso anno eravamo una squadra importante sulla carta, e poi quindi può darsi, probabilmente avranno avuto delle problematiche interne anche loro dal punto di vista delle condizioni fisiche, hanno avuto qualche problema. Poi c'è Giovanni Perdichizzi, che obiettivamente è uno dei migliori allenatori della 2 degli ultimi anni, ha sempre vinto, vincente, quindi
credo che stanno sistemando un pochettino di cose. Hanno aggiunto anche Dobbins, per quanto non giocherà, hanno fatto un grandissimo acquisto di un giocatore che gli darà sicuramente grande equilibrio. Quindi Scafati credo che lascerà velocemente quelle basse fondo della classifica. Perché Dobbins non è stato confermato alla Viola Reggio Calabria, sinceramente? Ma ogni anno c'è sempre questa cosa di cercare di tenere qualche atleta a Reggio Calabria, ma purtroppo non è semplice per una serie di ragioni. A me non piace cambiare in continuazione, spesso ci troviamo anche a essere costretti a lasciare andare degli atleti che dal punto di vista economico, innanzitutto Dobbins non rientra nei piani di nessuna squadra di A2, perché ha un costo estremamente importante, e quindi questo sicuramente è inciso parecchio. È vero anche che l'obiettivo che mi ero posto all'inizio era quello di riportare Fabi, la passaportata a Reggio Calabria, e Fabi è obiettivamente un 91, è un ragazzo che è stato fatto un biennale più eventuale terzo anno a Reggio Calabria. Dobbins è una persona squisita, un atleta formidabile, però obiettivamente i nostri piani anche dal punto di vista economico naturalmente sono cambiati, quindi lo stesso Breakins, voglio dire, era comunque un giocatore che poteva essere riconfermato, però ecco, bisogna anche quadrare i bilanci, cercare di guardare bene la proiezione di questo progetto, che speriamo possa avere un futuro importante. Da dirigente della Viola, contro Legnano ti aspetti una bella risposta da parte del pubblico del Palacalafiore? Ma io mi aspetto sempre che la gente si avvicini a questa squadra, perché secondo me è come all'inizio avevamo detto, è una squadra che può piacere, può emozionare. Può emozionare, quindi quelle partite anche che abbiamo perso, tranne quelle partite che abbiamo avuto problematiche dal punto di vista fisico, brutte prestazioni, comunque la squadra è sempre espressa al massimo, e quindi è una squadra che piace. È normale che poi la città e i tifosi vogliono una squadra vincente, vogliono una squadra che deve vincere, quindi insomma, è tutto legato anche ai risultati. Il nostro obiettivo naturalmente è quello di fare una buona prestazione a Scafati, provando sicuramente a vincere, però l'obiettivo è quello di giocare la partita in casa con Legnano Acropoli e assolutamente avere un grande supporto da parte del pubblico e cercare di ottenere questi 4 punti e iniziare il giorno di ritorno in un certo modo, ecco. Tra qualche minuto avremo in collegamento l'ex capitano della Viola, che tu conosci molto molto bene, Marco Ammannato. Hai qualche messaggio per lui? No, Marco, lo saluto, un caro amico, un ragazzo straordinario. Avrei voluto che giocasse con la nostra maglia, questo non è stato possibile per tutta una serie di ragioni contrattuali. Lo incontrerò venerdì. Non giocherà poco, visto che sto giocando poco, glielo puoi dire? Sì, glielo diciamo. Giocherà poco, non vorrei che sentisse questa partita in maniera speciale. Speriamo che insomma Ammannato si esprima in maniera pessima contro di noi, così siamo tutti quanti felici. Sì, e poi gli auguriamo tutte le gioie del mondo, anche se a Scafati devo dire chi gli sta davanti è una batteria di lunghi spettacolare. Diciamolo. No, vabbè, ma assolutamente. Hanno Fantoni, Baldassarre, Ammannato, Johnson, cioè obiettivamente hanno l'imbarazzo della scelta. Ammannato, Marco, è un giocatore estremamente importante. Spesso è anche sacrificato, secondo me, perché comunque è un ragazzo che può giocare tutti i ruoli, è un ragazzo che dà l'anima, almeno a Reggio Calabria si è espresso su grandissimi livelli, grazie anche a un sistema di gioco molto corale, nel senso che quell'anno che è stato Alessandro Piazza lui è esploso enormemente, Marco, poi l'anno anche con Giovanni Benedetto, con l'aiuto di Deloach, che è un giocatore che fa tantissimi assi, attacca il ferro, quindi ha aiutato sicuramente Marco ad essere un riferimento per questa categoria, per questa due, quindi Marco è un protagonista di questa categoria, assolutamente.
E Gaetano, correggimi se sbaglio, il mercato della viola è in continua evoluzione, anche perché nel girone di ritorno si riapre la finestra. Diktat recupera gli infortunati, vero? Ma il nostro mercato, speriamo che a gennaio il nostro mercato ci porti Roberto Marulli in squadra e Tommaso Guariglia. Questo assolutamente dobbiamo cercare di recuperarli prima possibile, anche se hanno degli infortuni importanti. Quindi intanto nel mercato di gennaio avremo due giocatori in più, che non è cosa da poco. Poi si valuterà tutto quanto. Noi avremo tra Natale e Capodanno, diciamo, una riunione societaria estremamente importante con la proprietà e con il presidente. Inizieremo a tracciare quello che è stato, diciamo, tutta l'annata del 2016. E faremo già una proiezione per il 2017 e anche il 2018, buttando delle basi, sperando in maniera più solida, grazie anche al lavoro che sta facendo Raffaele Monastero e la stessa proprietà, obiettivamente. È chiaro, quindi è chiaro. Si valuterà a gennaio se eventualmente, in base alla posizione di classifica, cercare di dare magari qualche altra cosa ad Antonio Paternostro, che sta facendo un lavoro splendido. Assolutamente. Ci riaggiorniamo e ci vediamo venerdì in quel di Scafati. Buone feste in anticipo. Grazie anche a te, Giovanni. Ci vediamo. Comunque ci vedremo. Grazie mille a Gaetano Condello, il GM della Viola Reggio Calabria. Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, ma e Campanaro, non si udimenta mai.